dopo la sconfitta con l'Inter allo Stop di Avellino, il Bologna torna a sorridere. Ha vinto la prima partita in casa contro il Perugia, ricorderete la vittoria gli sfuggì al 91esimo, e l'ha fatto contro la Fiorentina dei giovani in una partita che ha il sapore del derby. Vediamo come è maturata questa vittoria rossoblù. Il Bologna si è visto subito che era in vena buona, tenta al Binelli al primo minuto e subito dopo Savoldi al volo sul cross di Mastropasqua, che si avvia a giocare una partita spettacolosa. Su 6 partite che ha giocato, il Bologna per 5 volte è andato in vantaggio per primo. Ci riesce anche oggi proprio con Mastropasqua, così. Forse non era mia intenzione metterlo proprio nell'angolino, sì. Era mia intenzione metterlo tra il palo e magari che intervenisse qualche mio compagno. È andata bene, gradolino all'angolino. Trotta ancora di buon passo il Bologna e questa volta è Dossena che scalda le mani a Galli. Ma subito dopo la Fiorentina dimostra che in campo c'è anche lei. Battere a rete sembra facile, invece no, perché all'improvviso sbuca fuori Mastalli. Per uno scherzo ai fiorentini, un livornese non si fa mai pregare. Mastalli scivola con agilità verso la rete di Galli, che è già abbastanza seccato e non vuole altre grane. 22esimo del secondo tempo, Mastropasqua, ancora lui, gela la curva sud color viola e raddoppia. Abbiamo scambiato la palla di prima 2 o 3 volte, questa volta è andata Colomba ha fatto un bellissimo cross che sono arrivato in corsa, non potevo sbagliarla, solo quel cross che era bellissimo. Sul 2-0 il discorso sembra chiuso, gioca l'ultimo quarto d'ora anche Chiarugi, che nel ricordo di uno scudetto di 10 anni fa e di una porta che gli è stata chiusa in faccia vorrebbe togliersi qualche soddisfazione. Intanto viene espulso Colomba per somma di ammonizioni, non se n'era accorto neppure Menegali e Galbiati lo avverte. Poi a 3 minuti dalla fine c'è anche un rigore per la Fiorentina. Ci pensa il capitano, ma non basta.